Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Geotermia, risorse direttamente ai comuni. Hospice di Arezzo, presentata un'interrogazione della Lega. Gas, respinta mozione sul taglio dell'accisa regionale. Ponte di Bellavista, presentata un'interrogazione di Italia Viva. Corecom, via libera al programma di attività 2022. Arezzo, città del Natale, presentazione a Palazzo del Pegaso. La quota parte delle risorse derivanti dai contributi geotermici e destinata ai comuni geotermici sarà assegnata loro direttamente. La proposta di legge è stata approvata a maggioranza con 34 voti favorevoli e 2 contrari del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una norma transitoria che la Regione Toscana ha approvato questo pomeriggio riguardante la possibilità per i comuni geotermici, quindi tutti i comuni che ricadono nell'area della geotermia, di poter introitare le risorse che derivano appunto dalla geotermia per poter disporre di queste risorse da spendere e progettare e fare investimenti sul territorio. È una norma transitoria perché la Regione sta già lavorando e ci siamo dati un tempo al 31/12/2022 per ragionare con COSVIG, che è la società che si occupa della riscossione, in auso, quindi far sì che ci sia una società gestita dalla Regione Toscana. Il tempo per gli approfondimenti necessario è un tempo piuttosto lungo, quindi si parla, come dicevo, del 31/12/2022. Nel frattempo la norma transitoria consente a quei comuni di poter beneficiare ugualmente delle risorse derivanti dalla geotermia. Ma il Consiglio ha approvato una legge con una norma transitoria che nel prossimo anno 2022 vedrà i contributi derivanti dall'attività geotermica trasferiti direttamente ai comuni, in quanto COSVIG ha in atto un percorso per trasformarsi in società in house della Regione. Come sappiamo, la Regione ha investito in COSVIG, ha aumentato la propria quota all'interno della società per farne una vera e propria agenzia di sviluppo delle aree geotermiche. Abbiamo da mettere a punto questo aspetto formale, poi dall'anno successivo, dal 2023, le risorse provenienti dalla geotermia saranno nuovamente attribuite a COSVIG, che le investirà sulla base dei progetti dei comuni. Restano alcune questioni aperte, anche perché ci stiamo avvicinando alla scadenza delle concessioni, quindi è un passaggio molto delicato, sensibile e anche difficile da un punto di vista procedurale. Noi da sempre chiediamo che ci siano le condizioni per far sì che chi investe in geotermia, i soggetti industriali, possano essere messi nelle condizioni di programmare i propri investimenti. Tra l'altro non è ancora definito il decreto cosiddetto FER 2, decreto che assegna le risorse alle energie rinnovabili. Il governo, questo ministro, sembra essere propenso ad assegnare gli incentivi anche alla geotermia. Occorre ora accelerare i tempi, perché i tempi davvero sono stretti. Si è trattato della questione del COSVIG e dei contributi che in questo passaggio mancante per adesso verrebbero versati ai comuni, in attesa che COSVIG diventi un in-house della Regione Toscana. E devo dire che questo argomento è arrivato nella seconda commissione in maniera piuttosto improvvisa, in quanto l'argomento dell'energia atteneva alla quarta commissione fino alla scorsa legislatura. E perciò per noi è stato un argomento nuovo e non è stato neanche analizzato all'interno della commissione all'interno della quale io stessa lavoro. E questo secondo noi è un passaggio grave che manca, e soprattutto anche perché bisogna capire quale sarà il lavoro del COSVIG, le attività che faranno, quanto impatterà nel bilancio, perché la geotermia, bisogna dire chiaramente una cosa, c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente, quella a bassa entalpia, quella delle piccoli impianti, compresi quelli domestici, e sono sicuramente una grandissima risorsa e questa va sfruttata. Ci sono quelli invece che fanno geotermia, un tipo di geotermia che è speculativa, che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo, quella va evitata, e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia, perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è,
presenta problematiche differenti. In alcuni casi è completamente innocuo anche dal punto di vista ambientale, in altri casi, come sulla Miata, abbiamo visto aver dato anche gravi problemi, su cui lo studio in vetta aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto. Quindi prudenza, perché la geotermia è una grandissima risorsa, ma bisogna saperla sfruttare bene, deve essere sfruttata nell'interesse della popolazione e dell'ambiente, e soprattutto bisogna molto fare attenzione a dove questa viene praticata. Abbiamo votato un atto sulla geotermia molto importante, seppur un atto tecnico, perché riguarda la possibilità per i comuni di attingere finalmente ai fondi che li riguardano. Sono due ambiti molto importanti nella nostra regione, perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata sono due aree interessate che garantiscono alla nostra regione il 30% della energia sul nostro territorio, e questo potrebbe anche essere ampliato. È chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo, perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024, e se non si riesce a fare una gara, magari avere una proroga, sicuramente le concessioni devono avere una continuità, perché questo settore possa andare avanti e anche, perché no, crescere e svilupparsi, visto quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana. Sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante, e ne parlavo anche con il sindaco Bagaggini Piancastagnaio, piuttosto che con il sindaco Ferrini della Castelnuovo Val di Cecina, due aree molto importanti dove devo dire che tutti i sindaci sono uniti. È una battaglia comune anche per noi qui in Consiglio regionale. Con un'interrogazione il consigliere regionale della Lega Marco Casucci è tornato a puntare i riflettori sull'hospice di Arezzo. Ho appena presentato un'interrogazione per tornare sull'argomento e chiedere quale sia il cronoprogramma puntuale per la realizzazione dell'hospice nella zona del Pionta. Sappiamo che l'azienda è intervenuta, ha già parlato di tempi sia per la progettazione sia per l'appaltabilità, 18 mesi, altri 14 mesi per i lavori, ma vogliamo vederci chiaro quando partiranno questi lavori. In quanto tempo appunto potranno poi davvero concretizzarsi i lavori. Ecco, noi chiediamo un cronoprogramma effettivo e siamo certi che l'azienda darà una risposta in tempi rapidi, perché la questione è veramente sentita in Arezzo. Il gruppo di Italia Viva ha presentato un'interrogazione in merito alla chiusura del ponte di Bella Vista tra Poggi Bonzi e Staggia Senese e ai conseguenti danni economici subiti dalle imprese e dalle attività del territorio. In merito all'interrogazione sul ponte di Bella Vista fra Poggi Bonzi nella Valdelsa Senese, un tema molto importante, abbiamo interrogato l'assessore e la Giunta, vogliamo risposte celeri, vogliamo un intervento celere, questo lo chiediamo quindi alla provincia di Siena, perché la Regione ha fatto uno stanziamento di 770 mila euro molto importante, pretendiamo che i lavori possano partire velocemente con la somma urgenza, pensiamo che si è fatto in tempi rapidi il Ponte Morandi, pensiamo si possa fare in tempi rapidi anche il Ponte di Bella Vista. Allo stesso tempo abbiamo chiesto massima attenzione, qualora si dovesse prolungare per tanto tempo l'interruzione della strada, a tutte quelle imprese che stanno trovando un danno economico importante con il fatto che questo ponte non è stato adeguatamente mantenuto e nello stesso tempo risollevato, e con un intervento che doveva essere ovviamente più celere, e pretendiamo che ci possa essere massima celerità nel fare questo intervento per riaprire quanto prima la strada. L'Aula ha respinto con il voto contrario della maggioranza una mozione relativa all'aumento eccezionale del prezzo del gas. L'atto era stato presentato dai consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia, primo firmatario Alessandro Capecchi. La mozione prevedeva la riduzione di almeno il 10% delle accise regionali sul gas naturale, quindi avrebbe dato un segnale concreto alle imprese e alle famiglie per il prossimo anno di una diminuzione della volontà della Regione di diminuire. In realtà il Partito Democratico non ha voluto. L'altro segnale che chiedevamo è dare mandato ad IRPET, che è l'Istituto di Ricerca Toscano,
di valutare bene gli scenari di approvvigionamento delle materie prime e soprattutto in materia energetica, perché le nostre imprese possano essere aiutate dalla Regione ad affrontare un periodo che si preannuncia molto molto difficile. È notizia di queste settimane infatti che i prezzi di ogni materia prima e del gas in particolare stanno schizzando alle stelle, mettendo fuori mercato tantissime produzioni toscane, e questo è un problema che deve essere affrontato consapevoli di quello che sta succedendo e succederà nel prossimo futuro. Arriva dall'aula il via libera al programma di attività 2022 del CORECOM, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Il CORECOM svolge una importantissima attività dal punto di vista delle controversie che gli vengono deferite in materia di telecomunicazioni, di comunicazione e informazione. Sono stati quasi 10.000 i casi risolti dal CORECOM negli ultimi anni, in questo anno, e altrettante si presentano come probabili in futuro. In più il CORECOM svolge un'importantissima attività informativa, educativa della cittadinanza. Il progetto più importante dal punto di vista della Quinta Commissione è quello senz'altro del patentino digitale, che si rivolge alle scuole, alle quali dedica 20 formatori preparati e strutturati nell'ambito delle attività del CORECOM per aiutare i ragazzi a maturare una consapevolezza nell'uso degli strumenti digitali, a metterli in guardia dai pericoli del frequentare l'ambiente virtuale e digitale, e soprattutto a farne cittadini consapevoli nell'utilizzo di questi strumenti che sono fondamentali, che sono importanti e che però possono essere anche insidiosi se non se ne conoscono i meccanismi o se non si è ben in guardia sui pericoli che possono venirne. Ho presentato un ordine del giorno per far sì che si possa creare un'app gratuita con la quale i toscani possano interagire con il CORECOM. Inoltre è ancora positivo il progetto che partirà nel 2022 sul patentino digitale. Saranno preparati 20 giovani per poter andare nelle scuole proprio per metterli in guardia, creare delle buone pratiche contro il bullismo e contro tutte le problematiche di violenza che ci sono sulla rete, sia per il discorso dell'odio, delle parole, ma anche per questo Squid Game che ultimamente sta prendendo piede tra i giovani, è un gioco di una rete televisiva, Netflix, che crea grossi problemi di violenza ai bambini. Siccome i genitori non sempre riescono a parlare con i propri figli, bisogna che le scuole se ne facciano un po' carico, e in questo anche il CORECOM può darci una mano. È stato presentato a Palazzo del Pegaso il ricco calendario di iniziative di Arezzo Città del Natale. Allora, riparte la Città del Natale dopo uno stop di un anno in cui per ovvi motivi non abbiamo potuto fare quello che avremmo voluto. Siamo alla sesta edizione della Città del Natale, riparte in pieno, nel senso che con tutte le misure di sicurezza necessarie, previste e doverose, riparte come l'avevamo lasciata nel 2019, quindi con tutte le attrazioni che vanno dal Prato a Piazza Grande, a Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo, con tutte le iniziative con artisti di strada, con installazioni fisse, con il coinvolgimento di associazioni locali, quali sbandieratori, i musici della città di Arezzo. E vediamo di ritornare ai fasti che erano del 2019. Abbiamo saltato l'edizione proprio per la pandemia dell'anno scorso e siamo contenti di riportare in città un evento che ha fatto di Arezzo un'attrazione. Ormai Arezzo è inserita a pieno titolo nel circuito dei mercatini di Natale che contano. Siamo arrivati nell'ultima edizione fino a 70 pullman al giorno di gente che in prevalenza dal meridione trovava un po' di Tirolo 300-400 km prima del Tirolo vero e proprio. Ringrazio il vicepresidente Casucci per aver voluto che questa conferenza stampa potesse avvenire qui in Consiglio regionale. Noi abbiamo da sempre detto che dobbiamo aprire le porte ai cittadini e alle cittadine della Toscana, fare di questo luogo un luogo in cui poter trasmettere anche messaggi di speranza e di opportunità. Ringrazio la Fondazione Arezzo in Tour, ringrazio Confcommercio per il tempo che hanno investito, per la professionalità, perché non è un lavoro semplice in questo tempo. E il Comune di Arezzo per averci creduto in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Un messaggio a tutti i cittadini: sarà una manifestazione all'insegna dell'ottimismo e della speranza nel rispetto delle regole che ci siamo dati. È tutto, grazie per la cortese attenzione. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.